bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, sì, ci siamo ragazzi, i server sono offline. Siamo tutti in attesa della nuovissima patch, la 5.2 su Fortnite, che vedrà l'introduzione di un sacco di robe nuove ragazzi. Abbiamo già visto ieri nelle news la nuova doppietta, il fucile tra virgolette a pompa con il doppio colpo. Sapremo anche che arriveranno nuovi oggetti consumabili, verranno rimessi gli ATK ai carrelli e insomma ragazzi, andiamo a vedere assieme tutto quello che riguarda la patch notes 5.2, ovviamente disponibile per Xbox, PS4, PC, Nintendo Switch e iOS. Sono offline i server, ve l'abbiamo detto ragazzi, avremo una modalità che si chiama Steady Storm e che praticamente presenterà le ultime tre tempeste, gli ultimi tre cerchi della tempesta in chiusura in 15 minuti ragazzi, quindi una modalità che non può durare più di così. Grazie Sasso, intanto ragazzi come sempre io sono in live che sto registrando e ringraziamo Sasso, grazie. Abbiamo ragazzi money, yo, gialla, bling, e sì che fon the money e the focchi son gialla, bling, grazie. Grandi miglioramenti ragazzi per quello che riguarda anche Nintendo Switch, ci dicono direttamente da Epic Games, hanno risolto un sacco di bug ragazzi. Per quello che riguarda il generale, allora, abbiamo finalmente una sistemazione per il timer degli oggetti del negozio, che ogni tanto è un po' sballato, da tipo 400 ore, 40 ore, adesso è tutto a posto. Sembra ragazzi che adesso alcune interazioni con il mondo che ci circonda interromperanno il caricamento delle armi. No, scusate, il ricaricamento, sì, il caricamento delle armi. Hanno fatto un bel po' di correzioni per quello che riguarda i bug, ragazzi. Hanno sistemato il problema del reset to default, che ora funziona correttamente e ripristina appunto al default tutte le chiavi che abbiamo modificato nelle nostre impostazioni. Abbiamo che nella barra di modifica delle impostazioni degli input ci sarà un nuovo messaggio di conferma se sostituiremo una nuova chiave, quindi un nuovo tasto, con uno già impostato. Adesso ragazzi l'audio delle armi automatiche non si interrompe più dopo aver toccato il pulsante per sparare. Hanno sistemato anche un pochettino gli utilizzi della memoria, dovrebbe essere un pochettino più leggero questo con questa patch il nostro Fortnite. I nomi dei dispositivi audio che non erano inglesi adesso sono visualizzati correttamente. Sembra che adesso ci siano di nuovo fix alla chat vocale, non dovrebbe più buggarsi ragazzi, non dovrebbe neanche più succedere quel bug fastidioso che succede soprattutto su Salva il Mondo, dove sentiamo la gente che parla anche se l'abbiamo kickata dalla nostra partita, dalla nostra lobby. Allora, hanno finalmente abilitato lo sprint di default, che effettivamente l'avevano già messo nella patch di prima, nella 5.0, adesso invece lo sprint di default è corretto, funziona, possiamo direttamente decidere che il nostro personaggio, al posto che camminare, ogni volta che ci muoviamo, corra. Hanno risolto alcuni problemi di visualizzazione con le interazioni degli oggetti in 3D presenti nella mappa, io non ne ho mai notate, magari per console c'erano. Nella battaglia reale hanno messo appunto lo Steady Storm, che sarebbe in italiano tempesta fissa. La Steady Storm ha una tempesta in costante movimento, quindi si muove sempre, che si avvicina all'isola. L'avevamo già vista un po' questa modalità nella Blitz, se non ricordo male, dove la tempesta era molto veloce. Anticipa e abbatti gli altri giocatori e guadagna la vittoria reale. I dettagli sulla modalità sono che la Steady Storm si gioca in massimo 15 minuti ragazzi, quindi molto veloce come partita. Non ci sono i cerchi delle zone sicure perché si sposta in tutte le parti della mappa. Attenzione perché la tempesta ragazzi infligge ben 10 danni al secondo ragazzi, quindi una tempesta che fa veramente malissimo ed è fatta apposta appunto per velocizzare le nostre partite.
datemi un secondo, perché ovviamente ragazzi, tre novità, eccola qua ragazzi, non può mancare, l'abbiamo già vista nel nostro video di oggi delle 8 ragazzi, abbiamo... Ah, attenzione perché in questa modalità ragazzi le statistiche del profilo sono contate, quindi una modalità assolutamente che è contata. Abbiamo il nuovo fucile a doppia canna ragazzi nelle varianti epiche e leggendarie, lo possiamo trovare nei forzieri, nelle casse e negli airdrop e anche nei distributori automatici. Infligge un danno da raffica molto elevata a distanza ravvicinata, ma se li colpiamo da lunga o media distanza praticamente non gli facciamo nulla. Spara 10 colpi come gli altri fucili a pompa, che hanno una diffusione molto più ampia rispetto a quella che siamo abituati a vedere. Hanno un moltiplicatore del danno critico un po' più basso, è solamente all'1,25 per, e ha un tempo di ricarica di 2 secondi. Riesce a fare con la variante epica un massimo di 143 danni con un colpo a distanza ravvicinata e nella variante leggendaria 150 danni. Hanno rilanciato anche i distributori automatici, adesso ne troveremo molti di più in giro per la mappa e ci sta, costano di meno addirittura e hanno una maggiore possibilità di deporre gli oggetti a rarità elevata, quindi ragazzi GG per i distributori automatici che tornano ad essere OP. Il distributore automatico comune ha una possibilità di spawn che è stata ridotta al 6,67% dal 7,27% che era prima. Il costo del materiale l'hanno ridotto da 100 a 75, il non comune l'hanno aumentato al 20% per essere trovato e hanno ridotto il materiale da 200 a 150, il raro ha aumentato anche questo al 20% e ha abbassato il costo del materiale a 225 dai 300, l'epico dal 5,45% ha aumentato al 18,67%, ridotto il materiale, il prezzo degli oggetti da 400 a 300 e il distributore leggendario dal 3,64% all'8%, ragazzi, quindi GG, costo a 375, raga, vabbè, tutti in giro ragazzi a comprare i distributori leggendari. Possono hanno ridotto il conteggio degli sprazzi con il conteggio dei danni con gli esplosivi telecomandati in modo che possono essere un pochettino più ridotti i danni, hanno anche diminuito il numero che possiamo trasportarne, hanno ridotto anche il drop count, non ne troveremo più 4 ma ne troveremo 3 e lo stack è stato ridotto da 10 a 6. Il posizione nel gioco, ragazzi, hanno corretto un bel po' di bug nel gioco, la posizione del fuoco dell'arma ora la vediamo meglio ragazzi quando spariamo. In poche parole, non abbiamo più possiamo fare le emote anche se ci accovacciamo e viene disabilitato quando siamo, non so cosa voglio dire. Ok ragazzi, hanno risolto il problema dei muri invisibili che ci sta, hanno come si dice, la fotocamera non effettuerà più lo zoom istantaneo quando si tenta di mirare determinate armi a mezz'aria, non so cosa vuol dire. Hanno risolto il problema degli APK, quindi li hanno rimessi. Hanno migliorato hanno ottimizzato le prestazioni della GPU su Switch, quindi più veloce su Nintendo Switch, e il modo in cui gli esplosivi distruggono gli edifici è stato ottimizzato. Gli oggetti di scena adesso hanno un uso più efficiente quando danneggiano quando vengono danneggiati, quindi migliorati gli aspetti grafici di nuovo per la distruzione di rocce, pietre, alberi e case. Hanno ottimizzato il suono del C4, ragazzi, hanno messo nuovi suoni alle granate. Allora, puoi suonare il clacson con la TK, lo dovevano fare. Ha abbassato il volume dei suoni di impatto durante la raccolta dei veicoli e hanno corretto dei suoni sul termico, che su Switch era un po', quando sparavi non si capiva bene da dove si sparava. Hanno sistemato i suoni nell'ambiente, li hanno abbassati. Non possiamo più aprire. Sì, grandi! Possiamo aprire il menu delle sfide durante le partite. Sì, finalmente! Le sfide giornaliere consigliate sono state aggiunte alle schermate della mappa Geppo. Qua hanno spudoratamente copiato Realm Royale, raga. L'hanno copiato malissimo. Modificata la schermata di Battle Royale per visualizzare il restante tempo di sblocco del bundle di sfida con un conto alla rovescia una volta che sono trascorse meno di 13 ore.
cioè vediamo quando abbiamo le nuove cose, un sacco di bug ancora corretti, c'è miliardi di roba che hanno fatto, raga, hanno migliorato l'illuminazione dei personaggi, le animazioni, hanno corretto le telecamere, hanno sistemato, puoi scegliere gli FPS per i dispositivi mobili, hanno aggiunto i feed delle eliminazioni su mobile, hanno corretto un botto di bug, insomma ragazzi, ne hanno fatta una pelle. Io vi ringrazio per aver guardato questo video della Patch Notes 5.2 che sarà prot. Un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!